stesso Pirandello a chiedere a De Chirico di occuparsi di questo lavoro. Questa scultura che ha rivoluzionato la scultura di tutte le epoche, fino a due giorni fa era al Vittoriale. Adesso è qui e ce la godiamo. Terra Madre è un esperimento. Abbiamo scelto il legame di Gabriele D'Annunzio con la sua terra. I primi anni di vita D'Annunzio è stato qui. Qui è nato. Qui è vissuto da ragazzo, da giovane, in questa sua prima fase della vita, che è anche quella dove ha immagazzinato tutto quel mondo e quella conoscenza della terra, delle tradizioni, della cultura. Ho scritto, diretto e interpretato questo monologo, che è un omaggio alla più grande attrice di tutti i tempi, ed è lei che lo ha fatto conoscere anche in ambiti laddove il D'Annunzio drammaturgo non era ancora conosciuto. Sicuramente è un evento di grande spessore e l'idea di stare qui e portare un piatto semplice, che poi dietro la semplicità c'è sempre tanta complessità, è un po' anche il valore e il lavoro della mia cucina. Sono con grandissimo piacere a Pescara, luogo che amo moltissimo e che mi vuole bene. Sera è un percorso nell'universo femminile, un omaggio a queste donne straordinarie che sono dei modelli di cui probabilmente ancora oggi abbiamo bisogno. Donne che peraltro sono state grande fonte di ispirazione per Gabriele D'Annunzio. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi. L'evento che abbiamo proposto anche come Università D'Annunzio ha come titolo Gli esordi del giovane Gabriele D'Annunzio. Le prime produzioni sono una sorta di autoritratto. È lui che attraverso le sue composizioni ripropone la sua vita trasfigurandola.
sono qui a Pescara per presentare il mio libro, che è L'Enigma d'Annunzio. Troviamo sempre delle cose nuove su questo autore veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ogni volta un tentativo in questo modo più cattivo. Io sono all'interno dei meandri di un D'Annunzio inedito, cercherò dei paralleli con dei brani di mia composizione. Poi Giuliana Desio che ci aiuterà a leggere queste bellissime lettere tra D'Annunzio e la Duse. Per me è stato curioso perché io non mi ero mai cimentata con una cosa così classica, diciamo, come D'Annunzio. La poesia, che non è quasi mai stata recitata da una donna in realtà, con una voce femminile prende un corpo, prende una verità, anche un eros che non mi aspettavo. Insomma, diciamo, è stata una bella riuscita questa serata per me. Questo connubio con D'Annunzio per me inaspettato. Profumo calore, si chiude al canto.